Buongiorno a tutti amici e bentrovati. Piccola pausa pranzo. Tra poco si riparte. E praticamente volevo condividere con voi una spiacevole esperienza che mi è capitata stamattina. Come avevo già, scusate se la luce va e viene, ma è la telecamera. Come avevo già accennato nel video precedente, avevo intenzione di montare il bel basso cinese e per avere più informazioni possibili sono stato invitato dall'amministratore di un gruppo a fare alcune domande per le informazioni inerenti a questo basso cinese. In questo gruppo di camperisti, adesso neanche ricordo il nome, Felici Possessori del Basso, non mi ricordo il nome, ma come ne frega niente. Praticamente, dopo aver ricevuto l'invito e sono entrato, ho cominciato a fare le prime domande. Alcune sono state risposte, ma quando ho fatto delle domande sulla temperatura da gestire dentro al camper, se è autonomo, se è automatico, se c'è un termostato, nessuno mi rispondeva. Allorché questa mattina per l'ennesima volta ho messo questo post in cui dicevo che sono giorni che provo a avere notizie su questa tipologia di problema, e mi hanno risposto un paio di persone, dopodiché ho notato che mi sono stati bloccati i commenti del post. Ho detto: come mai questa cosa? Ho scritto agli amministratori chiedendo la motivazione per cui mi erano stati bloccati i commenti del post, spiegando che se mi bloccavano i commenti nel post non avrei mai ricevuto risposte o informazioni che cercavo. Indovinate qual è stata la risposta? La risposta è stata questa: se ho voglio informazioni devo andare sulla pagina file o scaricare le informazioni sul cellulare, perché le domande nel gruppo non si fanno perché disturbano. Cioè, ragazzi, cioè, le domande nel gruppo non si fanno perché disturbano. Che cavolo di gruppo è se non posso fare domande? Che cavolo di gruppo è? Rimango sempre più proprio alienato, perché di solito un gruppo funziona così: io faccio un gruppo perché ho in mente di condividere una passione. Ok? Io ho la passione del camper, ho creato un gruppo camperisti esauriti per condividere la passione del camper. E se tu entri nel mio gruppo e hai bisogno di informazioni e mi fai una domanda, io sono più che contento di risponderti e cerco di, come dire, di accaparrare più persone possibile per far sì che il gruppo cresca, le domande siano molte di più e tanto meno le risposte. In un gruppo che mi viene a dire non fare domande perché disturbi, sono sempre le stesse domande, le stupide stesse domande. Cioè, ma come amministri sta pagina? Fammi capire. Sarà questo gruppo come è amministrato? Come va a pretendere che un gruppo avanti se tu togli i piedi ai nuovi entrati? No, perché il gruppo è solamente per i possessori dei basso cinesi. Ma allora che cacchio mi hai fatto entrare qua? Allora, quando tu fai la domanda per entrare nel gruppo, la prima cosa che dovresti trovare quando vai a fare domanda è questa: sei possessore di verbasso cinese? Allora io ti rispondo sì o no. Se non ho il verbasso non mi fa entrare, se ho il verbasso mi fa entrare, ma non per questo vuol dire che se io ho il verbasso e entro nel tuo gruppo non ti possa disturbare, perché potrei entrare nel tuo gruppo col verbasso cinese e essere un rompicoglioni di quelli con la medaglia d'oro e ti rovino il gruppo. Se come da neofita sono entrato nel tuo gruppo perché avevo bisogno di informazioni, non puoi buttarmi fuori dal tuo gruppo perché ti chiedo informazioni, perché sono disturbatore. Ma tu, io, come cavolo ragioni? Forse qualche disturbo ce l'hanno loro, non io. Cioè, scusatemi, raga.
ma anche io che ho il canale YouTube e faccio i lavori, e vi condivido i miei lavori, e sono sempre io che vi chiedo, mi raccomando, fatemi sapere come va, se vi piace, fatemi domande, ditemi la vostra, perché ci tengo. Ma che cavolo di gruppi sono questi qua, ragazzi? Cioè, ci andiamo a descrivere in gruppi in cui non puoi neanche fare domande. Vabbè, è inutile adesso sta sempre a dire le stesse cose. Lascio a voi i commenti, con la speranza di aver ragione, perché non dico che c'ho ragione io, parliamoci chiaro. Può darsi anche che io sia sbagliato e sto ragionando male. Allora, come sempre, vi chiedo, datemi un vostro parere, fatemi sapere quello che pensate, se avete altre domande da dirmi, perché non ho detto tutto, però se mi fate una domanda vi rispondo, se volete sapere altro. E niente, vabbè, fatemi sapere quello che pensate, come sempre invito a chi non è iscritto a iscriversi nel canale, e comunque ci aggiorniamo, perché al 98% il Webasto si compra, e una volta arrivato vi farò una breve descrizione del Webasto, cosa che nessuno ha fatto, perché il Webasto è stato solo montato ma nessuno ha dato delle informazioni tecniche. Comunque vabbè, una volta arrivato, se lo compro, poi vi faccio sapere bene com'è, come non è, come funziona, come va montato, se ci sono altre alternative nel montaggio, insomma vi tengo aggiornati, e se vi va potete seguirmi nei prossimi video. Per il momento ciao a tutti, ragazzi, e per chi sta pranzando vi auguro buon pranzo, e niente, ci vediamo al prossimo video, e alla salute.